Direttore, inizia un nuovo campionato in una nuova categoria, un'eccellenza che quest'anno più di altri anni si preannuncia un campionato, un girone molto complicato. Quali sono le sensazioni e le ambizioni dell'Euro Cassola alla vigilia di questa nuova sfida? Sicuramente stiamo iniziando un campionato impegnativo, stiamo andando su un girone che fino a qualche anno fa sembrava forse il girone più semplice dell'eccellenza. Da quest'anno ci sono delle squadre attrezzatissime, abbiamo i nostri cugini del Bassano che hanno fatto un'ottima squadra, insomma ci sarà da combattere. Tutto dipende da come partiamo. Secondo il mio punto di vista, chi parte bene è a metà dell'opera. Chiaramente i ragazzi sono già all'opera, sono già al lavoro da qualche giorno, perché un campionato a 19 squadre è un campionato lungo, faticoso. Ci sarà sicuramente un calo, però insomma fa parte del calcio, fa parte della vita, no? Ma saremo, spero, competitivi per regalare, non dico quello che abbiamo regalato l'anno scorso al presidente Steglio, perché è un'impresa molto difficile. Noi come neopromossa cercheremo di dare meno sofferenze possibili al presidente, perché i punti iniziali poi li ritrovi, quel famoso fieno messo in cascina che durante la stagione va sempre bene. Sicuramente sarà un'annata un po' particolare, perché diciamo che dal nono posto in giù sarai sempre risucchiato dentro una bagarre che può essere pericolosa. Noi cercheremo di essere in quella zona confortevole dal nono posto in su. Sono stati tanti i cambi rispetto alla rosa? Sì, abbiamo fatto praticamente assieme a Bertollo, abbiamo fatto delle scelte abbastanza radicali. Abbiamo deciso di rinfrescare la rosa, di apportare sicuramente una ventata di novità. Siamo andati ad operare su un mercato abbastanza conosciuto da noi, in base anche alle possibilità che avevamo. Credo che per quello che abbiamo fatto siamo competitivi. Siamo in tanti, ci sarà forse un po' di scrematura adesso finita la preparazione, però con un campionato lungo così, con i turni frasettimanali, con le coppe, con la coppa scusa, e tutto quello che gli va dietro, bisogna avere la coperta lunga, sennò altrimenti quando è dicembre becchi il raffreddore. Un'ultima domanda: quando è che vedremo, in base alla vostra tabella di marcia, insomma, la squadra girare a pieno regime? Ci vorrà un po' di rodaggio a inizio stagione, magari verso ottobre è il periodo giusto per cominciare adesso a vedere il vero Euro Cassola? Adesso non lo so, cioè ti direi una bugia, perché il mister è già al lavoro, so che ha un sacco di idee innovative quest'anno, però credo sì che verso fine ottobre sapremo di che morte morire, insomma. Come si affaccia all'Euro Cassola questa nuova sfida? Da neopromossi, e quindi con tanta umiltà, ma con la voglia di far bene che sempre ci contraddistingue, e siamo consapevoli anche di potercela giocare in un campionato che finalmente è un campionato vero, e sarà a posto. Credo che i play-off e i play-out diano valore anche ai campionati e diano senso anche agli investimenti che fanno le società. L'importante è stare sempre nella parte sinistra della classifica. In questi anni dove siamo passati sempre di categoria abbiamo sempre cambiato abbastanza, e ogni categoria ovviamente richiede dei giocatori diversi. Il rischio c'è, però abbiamo tutto il tempo davanti per fare gruppo, c'è uno staff anche in parte nuovo, ma comunque ci sono sempre dei riferimenti importanti anche a livello di spogliatoio, e poi alla fine comunque l'importante è che come società rimanga la società, e ci penseremo anche noi, insomma, da questo punto di vista. Se il direttore sportivo Luca Bertollo dovesse scegliere una partita da vincere a tutti i costi, quale sarebbe? Non te la dico perché è scottata, però insomma sai che i derby sono fatti, poi
io e te ne sappiamo qualcosa, no? I derby sono fatti per essere vinti, però poi le partite importanti sono sicuramente tutte, soprattutto per noi che siamo neopromossi, quindi anche la soddisfazione di incontrare squadre che magari sono in questa categoria da tanti anni, dobbiamo misurarsi con tutti. Penso che per il primo anno il girone A sia molto più qualitativo rispetto al girone B, senza nulla togliere all'altro girone, perché tutti i campionati sono difficili, però qui abbiamo delle vere e proprie corazzate tipo Clivense, Academy Plateola, Bassano, lo stesso Virtus Cornedo ha fatto una signora squadra. Campionato difficile con le veronesi di mezzo, che sappiamo sono tutte squadre importanti, però allo stesso tempo stimolante. 4-5 se la giocano per i primi posti, quindi pochissime squadre saranno nel limbo della serenità, diciamo. Però è giusto anche così, perché così non avremo squadre che magari a marzo o aprile sono tranquille, te la giochi sempre, e quindi dopo alla fine tutti devono affrontare tutti, e quindi alla fine ci sarà sempre la verità di dove ci troveremo, di dove ci si troveranno le altre. Quest'anno le sensazioni, l'obiettivo qual è? Allora, non posso né tapparmi le orecchie né chiudere gli occhi nel non vedere cosa stanno facendo le altre compagini, quindi so che sarà un campionato tosto, però io sono contento di chi abbiamo preso, sono contento dell'organico che abbiamo. A me piacerebbe molto essere una sorpresa in positivo, faremo di tutto per esserlo, insomma, e penso che daremo filo da torcere a molte squadre. Io penso che nel calcio una delle parole meno usate, però la più importante, è l'equilibrio. Secondo me bisogna usare l'equilibrio in qualsiasi situazione, ponderare bene il perché succedono determinate cose. L'anno scorso ci siamo creati dei problemi da soli quando non c'erano. Quest'anno dobbiamo evitare di fare questo. Se c'è un problema dobbiamo valutarlo e cercare di risolverlo, però non creare allarmismi alla prima sconfitta, perché può capitare, perché è talmente livellato in alto questo campionato che può succedere tranquillamente, insomma. Mister, un'ultima domanda: giovani e futuro nel corso di questo prossimo campionato, di questa prossima stagione, qual è la formula che intendi adottare? Puntare di più sull'esperienza, visto che è un campionato altamente competitivo, o anche contemporaneamente dare spazio ai giovani alla loro anche spensieratezza? No, io sono contento di aver portato su tanti 2005 che vengono fuori dei nostri allievi, per fargli fare un'esperienza difficile, perché passano da allievi a prima squadra senza passare per la juniores, e quindi per loro sarà molto molto impegnativo. Abbiamo delle chiocce in squadra quest'anno che secondo me sono importanti per questi giovani. Spero che questi giovani abbiano la fame, la voglia di prendersi questa possibilità, perché devono capire che l'eccellenza è un campionato importante e hanno il futuro davanti, può succedere qualsiasi cosa per loro. Io mi auguro di poter dar spazio a questi giovani e che il loro futuro sia più roseo possibile.